Stavamo cercando di avere un bambino da 3 anni. Come uomo, quando tua moglie piange, tu non puoi, sai, da padre, dovresti proteggere la famiglia, devi provvedere per la tua famiglia. E per me, non essendo in grado di aiutarla, non essendo capace di fare altro se non di pregare, era realmente difficile, sai. Il diavolo disse che aveva polipi attorno al suo utero, che sarebbe stato impossibile per lei concepire. Ma Dio disse: c'è qualche cosa di troppo impossibile per me? E con i miei mentori, che stavano pregando per noi, tutti pregavano per noi, sapevamo che Dio stava per fare qualche cosa di prodigioso, soprattutto in questa casa. La profetessa della casa dichiarò: entro un anno resterai incinta. E io voglio semplicemente dire grazie a tutti i dottori che avevano detto no, che non avremmo potuto concepire. E grazie a Dio perché venne e fece la sua opera soprannaturale in noi. A quel tempo abbiamo avuto difficoltà, abbiamo versato lacrime, ma voglio dire grazie al profeta di questa casa. E mia figlia è qui perché lei ha pronunciato la parola. Dio è vivente, i miracoli avvengono. Qualsiasi cosa che pensi che il diavolo ti stia dicendo sia impossibile, Dio in questo luogo dice che è possibile. Venite all'altare, imparate a combattere per la vostra famiglia, imparate a stabilire il vostro sacerdozio, portate qui la vostra famiglia e io vi garantisco che sarete trasformati. Sai, il 2 marzo, quando è nata mia figlia, seppi che Dio risponde alle preghiere. Questo è stato un miracolo incredibile, qualche cosa che sarà sempre con noi. Io spero e prego che facciate la nostra stessa esperienza, la stessa gioia che abbiamo, che qualunque cosa per cui state pregando, qualunque impossibilità ci sia nella vostra vita, Dio ha la risposta. Risponde all'impossibile, ecco quello che è. È qualche cosa che spero voi tutti possiate sperimentare. Dio vi benedica, vi amiamo.